Oh, salve a tutti, popolo di sport. Oggi sono cambiato come un coglione perché tecnicamente è il 25 di dicembre. È Natale, ragazzi, è Natale. Buon Natale, maledetto animale! E felice anno nuovo! Quindi questo piccolo video è solo un video, giustamente, per darvi i miei più sentiti auguri da parte, insomma, mia e tutto lo staff che c'è dietro in sport. Come state? Come state? Le vacanze? State passando bene in famiglia? Ah, oggi mangerete sicuramente tanto. È già uscito, o almeno spero, il video di come sopravvivere al Natale come ogni anno, dall'anno scorso veramente. Quindi ragazzi, io spero che voi possiate passare un felice Natale con la vostra famiglia. Io vi lascio i miei più sentiti auguri, veramente. Divertitevi, mangiate, bevete, fatevi lo zabaione con le uova fresche, perché dopo tutto lo zabaione è un po' l'anima del Natale, no? Il panettone, il pandoro, la disputa con, senza canditi. Da noi ci sono dei dolci buonissimi che si chiamano i crustoli. Però a distanza di 6 chilometri questi crustoli, che io invito poi ad andare a vedere su internet, cambiano nome, iniziano le diatribe fra quartieri, fra parenti, amici. Ho visto gente loschissima andare a fare i crustoli dall'altro palazzo e chiamarli diversamente, insomma, cose che è proprio. Comunque ragazzi, detto questo, un po' per ridere, io naturalmente spero che voi possiate passare veramente un felice Natale. Questo è il primo video di auguri di sport. L'anno scorso non c'è stato, non so perché, però io vi lascio veramente tantissimi auguri da parte di tutto lo staff di InSport. Vi raccomando, divertitevi, allenatevi. Se riuscite, ma soprattutto state in famiglia, perché il cuore del Natale è anche stare veramente in famiglia, questo senso di appartenenza, questo senso di aggregazione, no? Ecco, ma che scalda il cuore, ragazzi. Io direttamente, a quanto pare, col Bacco Russo, perché questo Natale lo passerò a San Pietroburgo, no, non è vero. Ragazzi, io vi lascio veramente i miei più sentiti auguri, buon allenamento e buone feste da InSport. Ciao!